questo non si addice alla mia nuova carica da senatore. Qualcuno dimentica che io non sono un senatore, io sono un cittadino e mi prendo il lusso di continuare ad essere arrabbiata. Dopo 20 anni di berluscochismo, che decido che volevo fare qualcosa per me stesso e per il mio paese, per mio figlio, e vado da mia madre e gli dico: guarda, io mi candido con gli amici di Beppe Grillo. E la madre mi guarda e mi fa: non ti metti nei guai. Mi ha trovato con gli amici di Beppe Grillo, no Brigate Rossi, amici di Beppe Grillo. Ma è questo il concetto, signori: se tu ti metti contro il potere, ti metti nei guai. Perché questo è quello che ci hanno insegnato, non ti puoi ribellare, dovevi accettare passivamente quello che stava accadendo. Invece questi cittadini si sono ribellati, dopo il 2008 abbiamo continuato ad andare avanti, siamo andati talmente avanti che siamo entrati in Senato, siamo entrati dalla Camera dei Deputati al Parlamento. Purtroppo alcune cose non sono cambiate, cioè il fatto che io continuo a incazzarmi come un cittadino. Sapete perché? Perché io ho chiamato, mi è arrivato una telefonata territoriale e chiamo il Comune di Roma. Si fa lo 060606, mi risponde un disco che mi dice: si avvisano i cittadini del 14° municipio che entro dicembre 2014 non potranno più utilizzare l'acqua per bere e per lavarsi per contaminazione da arsenico. Tu sai, al Senato io ho attaccato, io ho fatto il numero, ho detto che ho chiamato, richiamo. Allora io al Senato con quattro nostri colleghi al Comune di Roma vedo la televisione e vedo una qualunque minchiata che sparano su di noi e nessuno ha detto che ci sono due municipi a Roma che fino al 2014 non possono utilizzare l'acqua perché c'è contaminazione d'arsenico. Eppure noi siamo una città che ha tre partecipate che fanno 62.000 dipendenti, tra cui ATAC, AMA e ACEA, appunto l'acqua. Allora io mi aspetto quantomeno che l'acqua sia potabile. 62.000 dipendenti, sapete quanti soldi sono? Mi aspetto quantomeno che le strade siano pulite, mi aspetto che esco di casa e mi passa l'auto e mi porta direttamente al lavoro. E invece così non funziona a Roma, non funziona più niente, come non funziona questo paese. E non funziona perché quando andiamo all'Expo e sento che si spendono 15 miliardi per fare il padiglione e io sono stata 3 notti per farmi approvare 15 milioni per far sì che un bambino che nasce in Campania abbia gli stessi diritti di un bambino che nasce in Toscana, e cioè fare 40 anni. Mesi non sapete che cosa ci fate piuttosto che un figlio sano. E allora sì, signore, basta un figlio di buon senso, basta che alle nostre spalle non ci siano poteri forti. Io non ho nessun industriale che mi dà la mazzetta per costruire o per asfaltare un pezzo di strada. Io ho un nano di 11 anni e quando mi vede in televisione mi dice: spingi, spingi, perché mamma deve stare a casa. E io ci voglio tornare a casa, signori, voglio tornare a casa fra un mandato, perché due non li faccio, ma se non stavo. Fortemente a qualunque legge elettorale vergogna continueranno a presentarci, bastano poche cose per avere una legge elettorale che sia veramente espressione di quello che vuole un paese, bastano le preferenze, perché io non voglio più avere una lista bloccata dove qualcuno mi schiaffa Gasparri. So, è un anno che io lo vedo tutti i giorni, come pretendete che non cadrà? Di due di Gasparri, Giovanardi, io voglio essere semplicemente una donna, voglio essere una mamma, voglio vedere crescere mio figlio ed è solo per veramente per quel bambino di 11 anni che io oggi sono là dentro. Quando a me arrivò la candidatura io ho detto no, ho già dato di mio, perché anche quando mi sono candidata alle comunali comunque la vita ce la metti. Noi lo facciamo per passione come lo fate voi. Qui oggi nessuno di voi viene per un interesse, nessuno di voi poi fermerà Luigi o qualcuno e gli dirà: senti, c'ho mio figlio che, oppure guarda che c'ho il posto. Grazie,
con questo concetto. A me arrivò la candidatura e ho pensato, no vabbè, non lo faccio. Poi, a distanza di un paio di giorni, mio figlio non studiava e io ho cominciato a dirgli, no dai studia, perché no, no. A un certo punto gli ho detto, ma fa come te pare, ma tanto figlio di Dio, va alla terza media e vai a lavorare, perché questo paese non ti darà niente, perché io ho migliaia di amici laureati che sperano di andare a fare lo spazzino, con tutto il rispetto per lo spazzino, ma perché uno deve studiare una vita per avere un'ambizione che non sia quello per il quale ha studiato? Sono stata male, ho pensato, ma che so te? Cioè io guardo mio figlio a 11 anni e gli dico, finisci in fretta e vai a lavorare. Sono andata lì e ho spinto il mio malgrado quel pulsante. Mi sono candidata e oggi sono dentro. E sono dentro per lui, sono dentro.